Partita ufficialmente la campagna elettorale per la candidatura alla Camera dei Deputati di Antonio Castricone per il PD. Molti i personaggi che hanno deciso di accompagnare questa candidatura, in primis il presidente Franco Marini e anche Matteo Ricci, presidente della provincia di Pesaro Urbino, appunto tutti in appoggio della candidatura di Antonio Castricone. Si apre ufficialmente la campagna elettorale, candidato alla Camera dei Deputati, una posizione ottima, seconda posizione, un plebiscito alle primarie. Le emozioni di questa campagna elettorale? Ma le emozioni tante, poi iniziarla qui a Popoli, che è il mio paese, insomma è sempre particolare, nonostante siano oramai più di un decennio che faccio politica in questo paese. Le emozioni sono anche legate alla responsabilità che un candidato prende in un momento particolare dell'Italia, di questo territorio, della provincia di Pescara, dell'Abruzzo, e quindi la responsabilità di dover portare avanti un lavoro importante. Quindi emozioni e responsabilità per un impegno forte per questa parte di Abruzzo, ma per l'Abruzzo intero. Siamo in una campagna elettorale fondamentale per il nostro paese e gli italiani dovranno decidere se chiudere con 20 anni di barzellette, con 20 anni di false promesse, e finalmente iniziare ad appoggiarsi e a costruire la propria speranza sulla guida consegnata a persone serie. E tra queste persone ovviamente c'è Pierluigi Bersani, che può guidare l'Italia in un momento drammatico per l'economia, per il lavoro, e ci sono tanti candidati locali che hanno vinto le primarie, non sono stati nominati da nessuno e che possono rappresentare le loro regioni, le loro popolazioni con grande forza e dignità in Parlamento. Questo è il caso di Antonio, un mio coetaneo che viene dalla gavetta politica come me, che ha dimostrato grande passione, grande vicinanza alla propria comunità, grande coerenza rispetto agli ideali ai quali appartiene, e al tempo stesso una grande popolarità vincendo, anzi vorrei dire stravincendo, le primarie. Popoli è una delle cittadine abruzzesi dove la politica si capisce, io lo so bene. Abbiamo avuto un confronto molto forte alle ultime elezioni amministrative. Ricordi che chiusi io la campagna elettorale, eravamo sul filo di lana. Ma vidi anche quella sera in piazza una fortissima partecipazione popolare. Il nostro è un partito radicato, quindi devo dire che Popoli se lo merita pure, perché non è che la politica la faccia così per sbaglio, la fa perché qui ci sono state fabbriche, ci sono state iniziative di lavoro, c'è una cittadinanza vivace, quindi vi faccio solo gli auguri a Castricone e poi staremo lì assieme. Abbiamo tre emergenze che sono emergenze ovviamente anche di carattere nazionale. Una è l'emergenza lavoro, un'altra questione importante è quella della sanità. Poi noi abbiamo due temi essenziali in questo territorio. Uno è la vicenda di Bussi, della reindustrializzazione del polo chimico di Bussi e della sua bonifica, e l'emergenza del porto di Pescara.